Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia e questo è Creativamente e oggi vediamo come realizzare insieme questa sacca mare che è veramente molto capiente, lo potete vedere qui dal laterale, vedete quanto è grande perché abbiamo usato un fondo rettangolare ma veramente molto grande, molto ampio, adatto appunto per fare la sacca. Poi io ho giocato con questi due colori alternando il blu scuro con il blu sport, ho realizzato la tracolla. E la borsa si chiude con una fodera in questo modo, che ho fatto così in modo che questo cordino che c'è da fuori è diciamo una finta chiusura, serve solo d'abbellimento, e poi in realtà dentro c'è la fodera che si può chiudere, si può tirare e appunto questo è il risultato. Io spero che questo progetto vi piaccia, se provate a realizzare questa borsa fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere le vostre opinioni e vi ricordo che potete mandarmi le foto delle vostre creazioni sul gruppo di Facebook Marichel e le amiche uncinettine. Io vi mando un bacione enorme e vi lascio il tutorial, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa sacca è un fondo, io utilizzo questo che misura 28x18 cm, in questo color blu, vedete che è una forma un po' quadrotta, non è un quadrato, però è una forma diversa da quelle che utilizziamo di solito. E poi ho scelto di lavorarla con due colori, due diverse tonalità di blu, una è il blu scuro e l'altra è il blu sport, e andrò a lavorare tutta la mia sacca con un uncinetto numero 3. E poi dopo vedremo cosa ci servirà per fare il manico. Per ora questo è quello che ci occorre per fare la borsa e vi ricordo che come sempre tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora io parto a lavorare con il blu più scuro perché è quello dello stesso identico colore del fondo e quindi dato che il fondo è di questo colore la prima parte della mia borsa andrò a realizzarla nello stesso identico colore, quindi parto col blu scuro e come sempre ci giriamo il fondo dalla parte al rovescio perché è quella che dovrà stare all'interno della borsa, ok? E come facciamo praticamente ogni volta che dobbiamo iniziare una borsa, ci inseriamo in un foro qualsiasi del nostro fondo, estraiamo il filo in questo modo e andiamo a fare una maglia bassa. Voilà, mi inserisco nuovamente all'interno dello stesso foro e faccio un'altra maglia bassa. Quindi vado a lavorare due maglie basse per ogni foro del mio fondo. Quindi adesso di nuovo mi inserisco nel foro di fianco, estraggo il filo e vado a fare una maglia bassa. Rientro nello stesso foro e ripeto lo stesso procedimento. E proseguo in questo modo per ogni foro del mio fondo. Guardate, sto proseguendo a riempire tutti i fori del mio fondo. Volevo solo farvi notare che qui nei due punti, nei due fori che formano l'angolo, se riuscite lavorate tre maglie per ogni punto invece che due, perché appunto curvandoti molto rischiate che con solo due punti all'interno di questi due fori si accartocci il fondo e tiri la lavorazione, quello che noi vogliamo evitare. Quindi vedete che io qua ne ho lavorate tre per foro e ad esempio adesso di nuovo qui che devo fare queste due ne lavoro tre puntando all'interno solo di questi due fori, poi proseguo di nuovo tutta la lavorazione a due e quando arrivo qui ne farò di nuovo tre e la stessa cosa nell'altro angolo, ok? Una volta terminato di lavorare le nostre maglie basse passando nei fori del fondo, ho chiuso il giro con una maglia bassissima, dopodiché io faccio una catenella e volto il lavoro perché mi piace lavorare da fuori e vedere la lavorazione come viene. No, dopodiché in questo secondo, diciamo primissimo giro di lavorazione dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante tranne qui nelle quattro maglie centrali dell'angolo che vedete io subito qua, quindi 1, 2, 3 e 4, in queste 4 maglie centrali andremo a fare un aumento per ognuno di questi 4 punti, ok? Quindi io adesso lavoro la mia, una maglia bassa nel primo punto, che sono qui, una maglia bassa ancora normale nel punto seguente, e dopodiché mi trovo davanti le mie 4 maglie dove voglio andare a fare gli aumenti, quindi lavoro una maglia bassa
in questo punto, poi rientro nello stesso punto e ne lavoro un'altra. E ho fatto il mio primo aumento. La stessa cosa la ripeterò per i 3 punti seguenti. Quindi una e nello stesso punto un'altra maglia. Ancora. E ancora per l'ultima volta. E ho fatto i miei aumenti nella curva. Dopodiché riprendo a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante fino ad arrivare di nuovo nelle 4 maglie dell'altro angolo. Quindi adesso andrò a lavorare semplicemente una maglia bassa per ogni punto. In questo modo, arrivati nell'altro angolo, ripeterò lo stesso procedimento e la stessa cosa andrò a fare negli altri 2 angoli. Ok, per il resto andremo a lavorare una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Terminato questo primo giro con gli aumenti negli angoli, nel giro successivo andremo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante senza più nessun aumento, semplicemente andiamo a lavorare un punto basso per ogni punto del giro precedente. Una volta terminato anche questo secondo giro di maglia bassa, dobbiamo iniziare il punto vero e proprio con cui andremo a lavorare la nostra sacca, che è appunto canestro. Quindi, molto semplicemente, il punto canestro alterniamo un punto dove andiamo a prendere una maglia nel giro sottostante e un punto invece dove andiamo a prendere la maglia dove si prenderebbe. Quindi iniziamo facendo una maglia normale come andremo a fare in una qualsiasi lavorazione a maglia bassa. In questo modo e poi alterniamo il punto dove invece di andarlo a prendere qui su questa riga andiamo in quella sotto facendo un punto più lungo. In questo modo. Dopodiché lavoriamo di nuovo un punto normale e un punto invece nel giro sottostante più lungo in questo modo. Dopodiché facciamo di nuovo una maglia bassa normale e un punto allungato, il successivo. Vedete? Adesso di nuovo lavoro una maglia bassa normale e una maglia bassa dove vado a puntare invece nel giro sottostante. Di nuovo una maglia bassa normale. E una maglia bassa dove punto nel giro sottostante. E proseguo così per tutto questo giro, alternando questi 2 punti. Guardate, ho terminato il primo giro di punto canestro. Spero che lo vediate perché il colore è un po' scuro e magari faticate un po', però appunto ci sono queste lineette di queste V e poi il punto basso in mezzo. Nel giro successivo la lavorazione resta uguale, l'unica cosa che cambia è che dove avevamo la maglia bassa andiamo a fare il punto lungo, quindi quello nel giro sottostante, dove avevamo il punto lungo andiamo a fare la maglia bassa. Quindi vedete, io qui ho subito una maglia bassa, allora punto nel giro di sotto per andare a fare il punto più allungato e di seguito dove invece ho la maglia allungata vado a fare una maglia bassa molto semplicemente. Così, quindi dopodiché ho il punto basso e vado a fare quello allungato nel giro sottostante e poi vado a fare invece una maglia bassa sopra il punto allungato precedente. E il motivo viene, diciamo, scambiato, però il procedimento è lo stesso, solo ricordarci di invertire e di alternare i punti in base al giro fatto prima. Quindi vedete, qui faccio una maglia bassa perché sotto il punto allungato e dopodiché qui ho una maglia bassa, allora punto nella riga sottostante per andare a fare il punto allungato.
E vedete che si forma questo disegno con i punti alternati, che è davvero molto carino. Poi sicuramente quando cambieremo colore, quando almeno io cambierò colore, sarà ancora più bello. Quindi punto canestro, semplicemente questo, è un punto molto comune, quindi sicuramente molti di voi già lo conoscevano. E che usiamo andare a fare questa sacca. Quindi vedete, adesso qui faccio il punto allungato, il punto nella riga sottostante, e poi invece vado a fare un punto basso dove sotto avevo il punto allungato, e così via. Quindi io adesso realizzerò una decina di centimetri con questo colore blu scuro, e poi cambierò colore e userò l'altro blu che vi ho fatto vedere prima. Allora, guardate, ho finito di realizzare la mia borsa e questo è il risultato. Vedete qua il laterale in questo modo. Allora, vi dico in centimetri, in totale, questa borsa è alta 26 centimetri, di cui 7 sono di blu e i restanti sono di il blu elettrico, il blu sport, e poi l'ultimo giro l'ho di nuovo fatto con il blu più scuro. Adesso vi faccio vedere che io voglio mettergli un cordino più o meno a questa altezza per poi chiuderla e tirarla. Quindi io ho del cordino che è questo qua, ho cercato un blu più scuro, vedete che è una piattina che ho infilato in un ago tirafettuccia e che adesso vi faccio vedere come andare ad inserire all'interno della borsa. Allora, prendiamo il nostro ago con la nostra tirafettuccia e individuiamo un punto che per me è più o meno questo, che è la metà dove poi voglio far pendere le mie codine. Allora, con l'ago dall'interno esco verso l'esterno. In questo modo io sono attaccata qua ancora perché non ho misurato quanto me ne serve, quindi ne faccio scorrere un po'. Ok, dopodiché lascio un pezzettino lungo. Vedete voi più o meno così, e mi rinfilo sulla stessa linea, quindi più o meno qua, con l'ago ed esco di nuovo da dietro. Poi lo drizziamo. Ecco, vedete? In questo modo. Adesso da qui esco di nuovo giusto un pelino più in là. Ecco, e di nuovo faccio scorrere il mio filo e di nuovo faccio passare il filo in un pezzo lungo più o meno così e tiro. Vedete? E ripeto questo passaggio per tutta la borsa, quindi adesso da qui esco in questo modo e di nuovo faccio passare il filo tutto attorno alla borsa fino ad arrivare dall'altro lato. Una volta fatto passare tutto il cortino, questa è la coda da cui io ho finito, invece questa è quella che avevamo all'interno che abbiamo iniziato. Allora, semplicemente vado a infilare quella che abbiamo all'interno della borsa nel lago tirafettuccia, in questo modo. Dopodiché punto qui a fianco, voilà, e faccio uscire da davanti anche questa seconda codina. E adesso magicamente, se tiriamo, la nostra borsa si chiude. Dobbiamo aiutarla un pochettino, ma vedete che incomincia a chiudersi. Per realizzare la tracolla prendiamo il nostro uncinetto e avviamo 6 catenelle. 1 Ne facciamo ancora una per girare e sopra queste nostre 6 catenelle andiamo a lavorare 6 maglie basse.
una catenella per girare e poi riprendiamo la nostra sequenza di maglie basse. Una catenella, voltiamo il lavoro e proseguiamo così fino ad aver ottenuto una striscia lunga 70 cm. Vedete? Io ho realizzato questa tracollina qui lunga 70 cm, una striscia interamente di maglia bassa che adesso vi faccio vedere come andare a cucire e a fissare la nostra borsa. Allora, io voglio fissare la mia tracolla qui nel centro del laterale della mia borsa e la fisserò qui all'interno in questo modo. Quindi ho preso un ago tirafettuccia con del cordino e dopodiché punto attraverso la mia tracolla in questo modo e attraverso il mio corpo borsa, esco dal davanti in questo modo, dopodiché passo il punto in modo che non si veda subito sopra, riesco da dietro e di nuovo tiro. Ripeto il procedimento passando subito qua a fianco. Io punto qui in alto, ma semplicemente perché ho preso l'agugliata di filo blu e qui ho il giro blu, se no sotto si vedrebbero tutti i punti perché ce l'ho dell'altro colore, però il procedimento è lo stesso, quindi vedete che io passo attraverso la mia tracolla, attraverso il mio corpo borsa ed esco con l'ago e poi faccio il procedimento inverso, passo attraverso il corpo borsa, attraverso la mia tracolla ed esco da dietro e fisso in questo modo la mia tracolla, magari faccio poi ancora un giro di ritorno dall'altra parte per essere ben certa che sia fissata bene bene bene, quindi torno ancora una volta indietro . Dopo aver attaccato anche il manico, la tracolla alla nostra borsa, diciamo che anche questo progetto e questa sacca è terminata. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, fatemi sapere i vostri commenti, mandatemi le foto delle vostre creazioni e come sempre vi aspetto a un prossimo tutorial. Ciao!